Fratelli e sorelle, in questa meditazione vorrei come aprire tre finestre per poter dare tre sguardi. Il primo è alla croce. Desidererei che la regia, invece di inquadrare me, inquadrasse direttamente la croce, il crocifisso che abbiamo qui davanti, per favorire lo sguardo, perché i nostri occhi si centrino sugli occhi di Gesù in croce e guardando a Lui in croce, scoprire la Sua dolcezza. Padre Pio, come anche il mio fondatore alcuni secoli prima, lo chiamavano dolcissimo, dolcissimo Gesù. La dolcezza del Signore la scopriamo unicamente guardando a Lui, guardando al crocifisso e alla croce. Magari guardandola i nostri occhi incominciano a lacrimare. Sarebbe bello se così fosse, perché allora si pulirebbero e impareremo diversamente. Avremo una vista nuova, la vista di Gesù dalla croce. Cureremo tutte le nostre diottrie umane, perché guardando a Lui in croce impareremo a vedere e a contemplare la realtà e la storia come Lui dalla croce la contempla e la vede. E allora anche noi sapremo dire le parole del dolcissimo Gesù sul trono della croce e diremo: Padre, perdona loro. La nostra vista sul mondo e sulla storia sarà una vista di misericordia e di perdono. E diremo anche: o sete, o sete, e sarà la sete e la fame di giustizia. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia. Ecco la prima finestra. Gesù, la croce, guardare a Lui per imparare a vedere e a guardare come Lui vede e come Lui guarda. E veramente cambieremo il mondo in fonte di pace.